Buongiorno ragazzuoli, buongiorno a tutti. Allora, giornata del derby, che è sempre comunque una partita affascinante, a prescindere dalle condizioni della Juventus attuali. Ieri conferenza stampa di Allegri, lo vedo un po' nervosetto Allegri, un po' meno spiritoso delle altre volte. Io ho la netta impressione che quello che dissi quest'estate, che lui era stato praticamente invitato a trovarsi un'altra squadra, siano ancora attuali, nel senso che se lui decidesse di lasciare, la Juventus non si opporrebbe assolutamente, perché non è un allenatore che dà garanzie per il futuro, e quindi credo che in questo momento lui sa di non godere della fiducia assoluta della società. Le cose non stanno andando benissimo e quindi al primo, tra parentesi, attacco di qualche giornalista scatta subito. Ieri il giornalista ha fatto una domanda sugli infortuni e lì effettivamente Allegri non è che avesse torto, ma non è tanto entrare nel torto ragione, entrare nel suo mood di parlare, che è aggressivo e manifesta proprio la situazione di un allenatore che sa benissimo di essere sulla graticola. Io, tra parentesi, sono d'accordo a non far giocare Chiesa, anche se è stato convocato da Spalletti, perché se un calciatore ha un fastidio muscolare che nella risonanza non risulta, ma lui non è sicuro, sicuramente giocherebbe depotenziato, con la paura di farsi male. Quindi se deve giocare con la paura di farsi male, è meglio che non giochi. Proveremo a vedere cosa combinerà Ken con Yıldız o con Milik, che credo che siano abbastanza per battere il Torino se facciamo una partita seria. Purtroppo il dubbio è quello lì, che noi di partite serie ultimamente ne facciamo poche, e quindi bisogna sperare di indovinare una partita giusta, e quella è la cosa fastidiosa. Non hai più certezze, non hai più la certezza che avevi 4 anni fa, che comunque la Juventus la sua partita la faceva sempre, poi potevi vincere, perdere o pareggiare, ma la prestazione c'era. Invece adesso siamo in mano proprio al destino. Importanti le parole di Scanavino sulla ricapitalizzazione, sugli obiettivi della società comunque, di avere un piano che sia sostenibile a livello economico, e che porti di nuovo la Juventus a primeggiare comunque come squadra, che i cicli finiscano è palese ed è una cosa abbastanza normale e ciclica, che finiscano così traumaticamente come è finito quello della Juventus, no, e questo lo sanno benissimo anche loro, perché noi siamo passati dal tanto al nulla. Non siamo passati dal tanto all'abbastanza, siamo passati dal tanto al nulla, e quella è la cosa che fa specie. Quindi tra parentesi bisogna ripartire praticamente da zero, perché questa è una squadra che se quest'anno avesse avuto un allenatore nuovo magari partivi già quest'anno a costruire qualcosa. Io questo che seminerà Allegri non so quanto possa essere utile per il prossimo allenatore, perché Allegri non sta seminando nulla, butta i giocatori in campo alla rinfusa e prova a fare il risultato, perché io non vedo un progetto di gioco in questa squadra qua. Purtroppo siamo in mano alle prestazioni singole, e se tecnicamente sbagliano i giocatori la squadra non vince, c'è poco da fare. Non è che tu hai un gioco bello, arioso, che ti porta a vincere le partite. Tu hai una squadra messa in campo come scapoli contrammogliati, e se tecnicamente i giocatori quel giorno giocano bene la vinci, se tecnicamente fanno male la perdi. Quindi è questa la situazione attuale della Juventus.
Comunque, ragazzi, vi lascio un abbraccio, un buon weekend, e speriamo stasera che la Juventus ci dia qualche soddisfazione. Vi lascio un abbraccio, forza Juve sempre, iscrizione al canale da Juventus Crew, e ci si vede, ragazzi, in live. Un abbraccio a tutti.